All right, everyone, quiet. Thank you. Today we got special lesson about aliens, but not those out there on space. Our Italian friend will tell us more about it. Granchi. Creature misteriose e affascinanti che popolano i fondali marini di tutto il mondo. Questi crostacei straordinari sono noti per la loro varietà incredibile. Oggi varcheremo la soglia di un mondo misterioso e affascinante, dove le acque marine celano segreti straordinari, e andremo ad immergerci in un'avventura unica, alla scoperta di uno degli abitanti più affascinanti delle profondità marine, il granchio reale blu. Conosciuto scientificamente come Callinectes sapidus, è una specie affascinante che popola le acque costiere lungo le regioni dell'Atlantico occidentale, comprese le coste italiane. I primi avvistamenti qui risalgono a tempi passati, con ricordi del 1949 a Marina di Grado e nel 1951 nella suggestiva Laguna di Venezia. Con dimensioni che possono raggiungere i 15 cm di lunghezza e i 23 cm di larghezza, il granchio reale blu si distingue per il corpo ellittico con spuntoni, margine anteriore seghettato e il colore verde oliva superiore che contraddistingue la sua presenza. Le zampe, di un intenso blu, aggiungono un tocco di bellezza, mentre durante la muta delle macchioline rosa su di esse creano uno spettacolo affascinante. La sua distribuzione si estende in habitat come acque costiere, lagune ed estuari, e la sua dieta varia da onnivora, includendo alghe, piccoli pesci e molluschi. Un particolare da non sottovalutare è la straordinaria capacità riproduttiva delle femmine, che possono deporre oltre 2 milioni di uova, contribuendo così alla proliferazione di questa affascinante specie. Tuttavia, nel vasto e pericoloso ambiente marino, il granchio reale blu deve confrontarsi con numerosi predatori naturali, come anguille, pesci predatori, squali e razze, che costituiscono una costante minaccia per la sua sopravvivenza. Nonostante queste sue caratteristiche, è importante considerare il fatto che questo essere può rappresentare un potenziale pericolo per l'ambiente. Questa specie, se introdotta in nuovi ambienti, potrebbe causare squilibri ecologici e danneggiare gli ecosistemi locali. Per mitigare questo rischio è essenziale adottare misure di controllo e gestione. Ciò potrebbe includere il monitoraggio delle popolazioni di granchio reale blu nelle aree in cui è presente, l'implementazione di programmi di prevenzione della diffusione in nuovi habitat e l'applicazione di strategie di controllo mirate laddove la specie può rappresentare una minaccia significativa. In conclusione, il granchio reale blu rappresenta una presenza affascinante lungo le coste italiane. È fondamentale però comprendere e monitorare attentamente il suo impatto sugli ecosistemi locali, garantendo un equilibrio sostenibile e duraturo in questo straordinario regno marino. Questo è il racconto avvincente del granchio reale blu, una creatura straordinaria che continua a stupirci e meravigliarci nei profondi e misteriosi abissi dell'oceano. And that is that. Thanks for your patience, everyone.